Ciao ragazzi, oggi vedremo l'ultima parte di questo video. Il mio caro ukulele, che è sempre con me, ormai ci fa compagnia. Non ho dato un nome all'ukulele, di solito i chitarristi danno sempre un nome, perché io sono un chitarrista. Di solito si dà un nome, ma boh, glielo diamo questo nome? Lo chiamiamo Arianna, questo, così, così, tanto perché ci è simpatico questo nome, lo chiamiamo il nostro ukulele, il nostro Arianna. Quindi torniamo al nostro discorso. Quindi prima abbiamo parlato di formati, compressi e non compressi, poi abbiamo parlato di caratteristiche del suono, quindi altezza, intensità e timbro, poi abbiamo parlato di psicoacustica. Ok? Cosa ce ne facciamo di queste informazioni? Ok, veniamo, andiamo, ritorniamo, facciamo un passo indietro, andiamo all'MP3. Il nostro Brandenburg, il fisico, l'ingegnere tedesco, ha capito che si poteva usare questo tipo di modello psicoacustico, cioè che il nostro orecchio non percepisce le informazioni che in realtà sono, dati oggettivi, e li percepisce in modo diverso. Siccome lui era un informatico, quindi mise su un algoritmo in grado di codificare queste informazioni. Vediamo come funziona, brevemente. Facciamo un altro piccolo passo indietro. Circa nel 1800, un fisico di nome Fourier, che è uno di quei geni che, così, tanto per, oltre a tutte le scoperte che ha fatto, tanto per, ha detto, bah, regaliamo anche qualcosa alla musica, che poi un giorno so che servirà, ma così, cioè, ha capito una cosa fondamentale. Vi ricordate le onde di cui parlavamo? Vi ricordate il timbro? Il timbro che cos'è? È un insieme di armoniche, un insieme di suoni. Ok? Ecco, Fourier ha capito una cosa fondamentale, che un suono, un segnale, quindi ad esempio un segnale viene definito complesso perché in natura non sono, tutti i segnali non sono tutti come li vediamo, belli, ondulati, sinusoidali, tutte cose, no, ma sono tutti un po' complessi. Ha capito che i suoni sono somme di altri suoni. Quindi, se noi abbiamo un suono complesso, abbiamo un suono di basso legato alla batteria, insomma, un brano, quell'onda che noi guardiamo in realtà è la somma di tante piccole onde. Quindi a questo punto cosa possiamo fare? Prendiamo il nostro bel suono, lo scomponiamo, ok? Siccome le onde abbiamo detto che sono delle armoniche, sono dei suoni, e prendiamo l'informazione che ci serve, perché tanto il nostro orecchio delle informazioni non le percepirà mai. Così funziona l'MP3, basato sul fenomeno di mascheramento. Che cos'è il mascheramento? Appunto, un suono che maschera un altro. Semplice. Se noi suoniamo due note, se il basso suona una nota e la chitarra suona un'altra nota, se il suono del basso è più forte, ok? Anche se la chitarra l'ha suonato, il nostro orecchio non lo percepirà mai. Quindi cosa fa l'MP3? Eliminiamo il suono della chitarra, che oggettivamente, state attenti, c'è, esiste, l'abbiamo registrato, ma il nostro orecchio non lo percepisce perché è nascosto. Quindi cosa ce ne facciamo di un suono nascosto che non percepirà mai il nostro orecchio? Tagliamolo. Capite che quando registriamo un brano ci sono tante frequenze che mascherano altre frequenze, sono tanti suoni che mascherano suoni. Quindi questa è la prima cosa, un suono che è suonato più debole non verrà mai percepito rispetto a un suono più forte. Ok, ragazzi? Quindi già così possiamo capire che possiamo tagliare tanta informazione. Questo suono si chiama, questo si chiama mascheramento temporale, cioè se suoniamo due suoni simultaneamente, se il primo è più forte dell'altro, il secondo, se è suonato molto vicino, non verrà percepito. Quindi anche questo possiamo eliminarlo. Quindi vedete quante informazioni possiamo eliminare, ragazzi? Possiamo eliminare la maggior parte dell'informazione. Ok? Questo cosa ci fa capire questo fenomeno? Quindi abbiamo visto i formati compressi e non compressi, abbiamo visto le caratteristiche del suono, abbiamo visto questo modello di mascheramento come funziona. Ci fa capire che un file da 100 mega, se tagliamo tutte le frequenze e tutto quello che non ci serve, il nostro orecchio quindi non potrà mai percepire tutte le informazioni. Ok? Ci sarà sempre qualche informazione che perderà. E visto che il nostro file è da 100 mega, non viene percepito tutta l'informazione, possiamo tagliarlo. Ok? Quindi questo è quello che si nasconde dietro il nostro MP3, il famoso mascheramento. Insieme a questo ci sono tante altre cose che ora non possiamo approfondire, perché
c'è della fisica, della matematica, poi c'è molta informatica. Alla fine di tutto questo processo, questo modello psicoacustico che viene applicato, poi in qualche modo bisogna portarlo sotto forma di algoritmo. Ok? E poi passarlo sotto forma di file e diversi formati. Quindi capite che non è una cosa banale, sono voluti decenni per capire questo modello, prima dal punto di vista biologico, ok? Poi dal punto di vista fisiologico, quindi poi dalla testa, psicologico, per poi capire come funziona questo modello e poterlo implementare algoritmicamente e poterlo dare. Ah, una cosa che mi sono dimenticato di dire è che l'MP3 aveva perso quasi potere. Perché vi ricordate nella prima puntata abbiamo detto che era stato fatto un bando, una gara per poter codificare alcune informazioni. L'MP3 risultava sempre ultimo, finché il nostro ingegnere tedesco si è rotto le scatole, ha detto vabbè, lo metto in rete, lo regalo. E a quel punto l'avvento di internet, quindi non so se vi ricordate quel programma Winamp che tutti avevano, serviva per i brani MP3. A un certo punto c'è stato uno scaricamento totale di brani MP3. Come potevano passare i brani in rete con l'MP3? Grazie a questo software che aveva creato il nostro tedesco, perché l'aveva messo in rete libera, tutti lo usavano, e pensate che in un giorno sono state scaricate circa 30-40 milioni di volte il software. Ed ecco che l'MP3 poi vince. Quindi avete capito come funziona il modello psicoacustico e l'MP3? Sì. Ci sono tante piccole cose da vedere, poi come funziona l'algoritmo, tante altre cose, però tutto sommato funziona in questo modo. Quindi abbiamo parlato di formati compressi e non compressi, abbiamo parlato di caratteristiche del suono e poi abbiamo parlato di, diciamo, modelli psicoacustici, come funziona l'MP3. Spero abbiate capito in generale come funziona l'MP3 e tutto quello che si nasconde dietro la nostra storiella. Perché ho parlato anche di filosofia? Perché in realtà con l'avvento di internet e l'introduzione di diversi formati è cambiata la filosofia della musica. Ormai la musica si sente solo attraverso lo streaming, tranne qualche appassionato che compra il vinile o il CD. Però è cambiata tutta la filosofia dell'ascolto musicale, del senso della vendita della discografia. Quindi un passo tecnologico a volte ci porta a un cambiamento radicale di filosofia, ok? Quindi ci fa capire che tante cose con l'avvento di internet sono cambiate. Ora, che sia un bene o un male, non lo so, comunque è un'evoluzione che doveva avvenire, comunque o prima o dopo doveva avvenire. Io continuo ad ascoltare sempre musica, continuo a produrre musica e a creare, perché sono un creativo, uno che scrive e mi diverto. Insieme a questo poi faccio anche le mie ricerche, però man mano che si va avanti, che sono delle scoperte, la filosofia un po' delle cose cambia sempre. Ciao ragazzi!